Buongiorno, allora in realtà ho già iniziato a truccarmi perché questo qui non è un Get Ready With Me, bensì un test per un nuovo prodotto. Però ho detto, beh dai, ci andiamo nel frattempo, faccio due chiacchiere e vi spoilerò anche degli acquisti che ho fatto ieri, oltre al prodotto che testeremo oggi, vabbè che tanto nel titolo o nell'anteprima l'avrò messo, che è questo mascara nuovo di L'Oreal, ma adesso ne parliamo. Dicevo, vi spoilerò degli acquisti perché ieri sono andata da Sephora. Io nel video precedente, credo a questo, avevo detto appunto dove vado con questo trucco, vado all'Esselunga. E in effetti sono andata all'Esselunga, ma a Casalecchio c'è anche Sephora. Ho detto vabbè dai, fammi entrare a vedere. A parte che avevo sentito che appunto avrebbero montato lo stand di coso di Anastasia Beverly Hills, anche se l'ho già visto, però vabbè, ho la scusa. E volevo anche ripucciare appunto, se fosse arrivata la palette di Natasha Denona, cosa che ho fatto. Molto bella, solo i colori non mi convincono perché sono troppo caldi. Però se dovesse arrivare qualcosa di più interessante, io una la voglio provare prima o poi. Io in realtà ho visto anche lo stand di Natasha Denona, l'ho visto in fiera 2 o 3 anni fa al Cosmoprof, c'era lo stand. Non è che mi avesse proprio esaltato, però visto che sento da più parti dire che sono delle polveri eccezionali, volevo provarle. Comunque, dopo aver pucciato un po' tutto quello che era arrivato, anche di interessante c'erano anche i nuovi ombretti liquidi di Armani, Eyes to Kill, o come diceva Gigetta, Occhi pa' ammazzà. Mi fa morire la traduzione, Occhi pa' ammazzà è fantastico. E, insomma, fatto sta che alla fine, vabbè, ce n'era solo uno che mi sconfinferava, però 30 euro, ho detto no, oggi va bene, diciamo, non volevo spendere 30 euro in una cosa sola, poi magari prima o poi lo farò, però. Prima di andare via, mi sono caduti gli occhi sullo stand di Sephora. Devo dire la verità, sono la prima che raramente se lo caga, anche se sapete che comunque qualche prodotto marchio Sephora l'ho comprato. E mi sono caduti gli occhi sugli ombretti Mono. Niente, li volevo tutti. Ragazze, sono una figata pazzesca. Li volevo tutti, ma mi sono limitata a tre, che ho già depottato, perché sono tra l'altro depottabili. La confezione si apre ed esce il prodotto ed esce la cialdina senza fatica. Dopo secoli di indecisione, alla fine ho deciso di prenderne tre. Li utilizzerò tutti e tre oggi. Il primo che sto usando, che praticamente è un ombretto di transizione da piega, e già vi dico che si sfuma da paura, è questo che è il numero 352. Speravo fosse una punta più freddo. Però, perché io la mia ricerca continua dell'ombretto perfetto come questo di Essence, che non c'è più, continua. Però, devo dire che veramente qualità eccelsa. Ce n'era un altro e quello sicuramente lo prendo a sto punto, perché già vedo come si sta comportando, che era sempre medio come colore, però più malva ed era bellissimo. Sapete perché non l'ho preso? Perché ho pensato che io ho Circle di Nabla, che si sfuma pure abbastanza bene, ma questo. Cioè, sto vedendo veramente una cosa meravigliosa. Prendo anche un po' di quello di Essence, perché ormai l'obiettivo è finirlo. E niente, quindi ho preso questo. Poi ho preso questo color panna, sempre perché alla ricerca di uno sostituto dell'ombretto di Catrice. E lui potrebbe essere. Vediamo adesso come si comporta. Questo è il 206. E vediamo, faccio quello che faccio sempre con quello di Catrice, ovvero metterlo qui. Perché sembra anche lui un opaco luminoso, come piace a me e come quello di Catrice. Costano, ve l'ho detto, 6,90 euro, non sono scontabili. Simpatici. Sì, sembra un valido sostituto dell'ombretto Catrice. No, veramente ottime polveri. Ma quello su cui sono stata molto indecisa è questo qui. Che è questa linea, cioè, erano vari finish, metal, adesso non mi ricordo questo come si chiamasse il finish. Questo si chiama 08, boh, spero che sia lui. Che è questo, oh, guardate qua. Cioè, voi vedete qui, voi capite che io quando ho visto queste cose non ho capito più niente, li volevo tutti. Ho preso quello che
bene o male non dovrei avere simile in altre palette, soprattutto perché ho comprato quella di Jouer, che è piena di colori metal e shimmer, e mi sembra che non ci sia un colore così. E adesso non so se metterlo con le dita, io mi sa che lo metto con le dita. No, non potete capire la te... No, vabbè ragazzi, cioè, non so se io posso... Cioè, viene uno svenimento a vedere questa cosa. Faccio vedere anche lo swatch. Cioè, vi rendete conto? Ed erano tutti così, quelli... Solo che c'era quello dorato, quello borgogna... Io già prevedo danni. Tra l'altro io avevo questa palette di Sephora, non so se esiste ancora. L'avevo presa, vi ricordate quando sono uscite queste palette? Sì, sì, no, mi sa che io prevedo danni. Vado a prendere tutti gli altri metal. Gli altri metal sicuro, guardate. Questo mi sembrava un colore passepartout, insomma. Poi non so se mi stia particolarmente bene. Cioè, non è un colore da inverno profondo questo, però mi piaceva troppo. La pigmentazione di sti ombretti è allucinante, allucinante. Metto un po' di marroncino anche sotto e proveremo adesso anche un'altra cosa che ho comprato ieri, che promette molto bene, perlomeno sulla mano, e mi serve per dare un po' di intensità e contrasto al mio trucco, altrimenti sembra un pesce lesso perché sono inverno profondo, ricordiamocelo. Ed è una nuova linea di matite di Maybelline, purtroppo non c'era la nera, ma se mi trovo bene con questa prenderò anche la nera. Si chiamano Tattoo Liner, Maybelline New York, Gel Pencil, matita occhi gel. Ho preso la marrone scura, questa si chiama, ecco qua, era scritta nella confezione, Bold Brown, no, c'è scritto anche qua. Allora, intanto la vado a provare dentro l'occhio. Sto anche esagerando perché voglio vedere se è così tattoo. Perché il certo, io proprio oggi la sto testando, perché oggi in tutto ciò è Pasqua. Io mi sto preparando per andare a fare un giro. Dovremmo andare verso il mare con amici. Infatti sono felicissima! Metto anche sopra. Volevo usarla anche come eyeliner sfumato, però siccome vi devo far vedere il mascara, non volevo farlo adesso. La prossima volta la provo come eyeliner sfumato. Vi faccio vedere anche, scusate, sulla mano. Beh, questo è lo swatch, ma vi faccio vedere quando si asciuga, perché sono rimasta sconvolta ieri. Perché sembra veramente un tattoo. Nel senso, a differenza di varie matite, anche waterproof, che quando si asciugano sì, si fissano, però vedete la texture del prodotto. La cosa assurda di questa è che sulla mano io non si percepisce lo spessore. Infatti sono molto curiosa di sta matita. Ripeto, non la metto come eyeliner, anche se sarebbe stato perfetto, perché voglio farvi vedere l'effetto del mascara. Intanto vado a piegare le ciglia, perché io le ciglia le piego sempre, quindi indipendentemente dal claim del mascara io le ciglia le piego. Io spero che il sole resista, perché in teoria oggi era previsto molto nuvoloso, però vedo che un timido sole c'è. Infatti mi devo mettere la protezione solare, assolutamente, anche sul décolleté. Mi porto anche lo spray dietro, che non si sa mai. Andiamo al mascara. Allora, mascara Very Different Unlimited Mascara Waterproof. Allora, è un mascara che si prefigge di essere waterproof e di potersi rimuovere con l'acqua tiepida. Qua c'è scritto Easy Removal with Warm Water. Allora, ora, sapete, cioè, il fatto che un mascara waterproof si tolga con l'acqua di per sé è una cosa strana, no? Però in effetti specifica acqua tiepida. Ora, siccome io sto apprezzando comunque l'effetto dei mascara waterproof, perché trovo che, vabbè, diano un effetto più curvato, perché tengano meglio la piegatura, eccetera, però sono difficili da rimuovere, quindi questa cosa mi frena non poco. Quindi ho detto, beh dai, io lo prendo anche perché mi piace l'idea di farvi un video, ecco, poteva esservi utile. Non so se vi ricordate, questo mascara è quello che si può anche piegare l'applicatore e in effetti risulta anche più comodo. Io l'altro, con la versione normale non mi ero trovata granché, cioè perlomeno quando l'ho usato non mi aveva fatto impazzire, mi sa che l'ho regalato, sì, mi sa proprio di sì, perché non ce l'ho più, evidentemente l'ho regalato, non mi ricordo neanche a chi, che io regalo un bel po' di cose. Allora, già mi sta piacendo, già la prima passata mi sta sconfinferando, poi ve lo faccio vedere ovviamente bene da vicino.
Anche se io voglio provare assolutamente il mascara nuovo di Nabla, così come voglio provare anche quello di, mannaggia, di cosa, di Kat Von D. Tra l'altro mi sa che domani, visto che domani devo andare alle terme, domani lo provo anche lì, così vi faccio sapere se è davvero waterproof. Tanto questo video lo vedrete tra quasi una settimana, quindi ho il tempo di editarlo in più momenti. No, l'applicazione mi sta piacendo proprio. Devo dire che non mi dispiace per niente. Andiamo a fare la seconda passata. Non sono convinta che fare una seconda passata sia una buona idea, nel senso che vedo che già comincia un po' a raggrupparle, non in maniera tragica, però un pochino sì. Però devo dire che già l'effetto con una passata non mi dispiaceva, quindi potrebbe essere una buona idea per un mascara veloce, diciamo, da una passata e via. Sì, no, con una seconda passata un po'. Infatti è difficile trovare un mascara waterproof con cui possiate fare una seconda passata, eh. Questo per quanto mi riguarda direi che è più che sufficiente. Adesso vado a completare la base e ci vediamo dopo, ve lo faccio vedere alla luce naturale. Allora, eccomi qua. Sulle labbra ho messo questo rossetto liquido di Too Faced Matted Matte che si chiama Madonna Santa, sell out, perché lo scrivono così piccolo. Comunque questo qua, credo che, ho pensato fosse quello adatto, perché comunque ha un'ottima durata, e anche se dovessi mangiare, anche se penso che oggi massimo mangeremo una cosa in giro molto, molto easy, dovrebbe comunque reggermi. In ogni caso mi porto il mio gloss di fiducia dietro, lui non manca mai. Poi volevo farvi vedere il discorso della matita, tra l'altro stavo per toglierla con la salvietta, quindi ho fatto già un paio di passate. Ho detto no, 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 aspetta, mi devo fermare, gliela devo far vedere. Allora, a parte che io spero si possa notare, adesso lo avvicino il più possibile, spero si possa percepire il fatto che è come se non avesse texture. Vi faccio vedere che la salvietta struccante ne ha fa. Fa una fatica enorme per toglierla. Adesso vedremo sugli occhi come va, però tanta roba. Adesso io voglio vedere come si comporta oggi questa marrone. Comunque, se mi piace, assolutamente voglio trovare quella nera. Poi, per quanto riguarda il mascara, vi voglio far vedere l'effetto un po' più da vicino a questa, con questa luce qua. L'effetto non è male come prima applicazione, poi ovviamente considerate. E non vi ho fatto vedere bene lo scovolino da vicino. Comunque è questo qua, classico scovolino in elastomero che poi si può piegare. A me questa cosa piace molto, ma devo dire che alcuni scovolini li ho piegati a prescindere senza bisogno di sta pallina. Però devo dire che è una idea carina. Se non avete provato, provate a cercare di piegare un po' i vostri scovolini, tranquilli che non si rompono, cioè difficilmente si spezzano, a me non mi si è mai spezzato, l'ho fatto con diversi mascara. Quindi adesso faccio questa giornata di Pasqua, in realtà sono ancora presto perché aspetto una mia amica e poi andiamo. E poi stasera quando torno, quando mi strucco, proviamo insieme a vedere se si strucca, se è vero che si strucca con l'acqua tiepida. Comunque sulle ciglia adesso è, non dico morbidissimo, cioè non è rigido, quello no, però si sente insomma che non è un mascara classico. Vediamo se è vero che si scioglie con l'acqua tiepida, perché è come poi tra l'altro vado io di solito a struccare il mascara. E domani lo provo sia in palestra, perché prima vado in palestra e poi vado alle terme, quindi vediamo se resiste all'acqua delle terme. In realtà non è che non vorrei scoprirlo io proprio alle terme, quindi stasera magari prima faccio una prova con l'acqua fredda, vediamo, facciamo varie prove. Quindi ci vediamo stasera e basta, chiudo qua. Eccomi qua, allora sono appena ritornata e sono le 9 di sera, sono stata in giro con amici, siamo andati in Riviera, bellissima giornata tra l'altro. Mi vedete così devastata perché c'era un bel po' di vento, anche se la giornata devo dire era bellissima. C'era un bel po' di vento, tra l'altro perfetto perché c'era il Festival Internazionale degli Aquiloni, dove non ero, perché non l'avevo mai visto, una figata, bellissima. Gli aquiloni sono una cosa quasi magica per me, sinceramente. C'era vento, quindi comunque è il sole, comunque un po' di sole, quindi stavo tutto il tempo così. Di conseguenza, vabbè, il correttore lasciamo perdere. Oggi avevo messo quello di Catrice,
Che proprio no, assolutamente. Cioè, il trucocchi in realtà è durato, però non è, diciamo, proprio perfetto come, cioè, neanche stamattina fosse perfetto, però non era niente di che. Ma quello che interessa a noi è il mascara. Allora, io ho pensato una cosa. Visto che c'è scritto che si scioglie con l'acqua tiepida, io ho messo un po' di acqua fredda in questa boccettina qua di Lush, ma insomma, boccettina che tenevo così. E ho pensato, intanto lo vaporizzo così sugli occhi e vediamo se per caso inizia a sciogliersi o colare. E poi facciamo la prova con l'acqua tiepida. E comunque, sapete, è un'operazione che faccio sempre quando devo struccare il mascara. Cioè, prima di struccare gli occhi, io sciolgo sempre il mascara con l'acqua tiepida. Se così fosse, sarebbe perfetto, cioè sarebbe un ottimo mascara waterproof. Domani comunque vado alle terme e lo proverò anche lì. Però stavo pensando, alle terme l'acqua non è fredda, alle terme l'acqua è tiepida, quindi rischio che mi si sciolga. Beh, vediamo, ci penso, non ne sono così convinta. Allora, innanzitutto vado a spruzzare l'acqua fredda. Sto abbondando, eh. Allora, direi che l'acqua fredda resiste. No, con l'acqua fredda resiste al massimo, ma forse qualche granulino. No, però con l'acqua fredda resiste. Ecco, quindi sì, no, con l'acqua fredda resiste. Adesso faccio uscire un po' l'acqua calda. Ok, adesso provo con l'acqua calda tiepida. Mi sembra che stia venendo via a pezzettini con le dita. Non che sì, è come se. Ma che figata! È come se stesse venendo via a tubicini. Sapete, non so chi si ricorda, il mascara della Blink, credo. Sì, non cola, viene via a pezzettini. Che cosa stranissima! Come se il mascara avesse avvolto le ciglia. Guardate, vedete? Che cosa strana! Come se il mascara avesse avvolto le ciglia e venisse via a tubicini. Ah, ma è una figata sta cosa! Sono sconvolta. Spero però solo che non vengano via anche le ciglia. Però è vera sta cosa, raga, guardate! Sembrano le mie ciglia. Ma sono dei. Ok, ne ho controllati anche altri di pezzettini, di tubicini. Ma no, era un caso ci fosse una mia ciglia lì. Però è una roba stranissima. Cioè, da un lato è buono, sapete perché? Perché se anche vi dovesse succedere come magari a me, che ne so, domani vado alle terme e l'acqua tiepida potrebbe struccarlo. Però invece di colare. Al massimo riuscite a togliere i pezzettini senza ritrovarvi tipo panda, quindi questa cosa è positiva. Un'altra cosa che mi sta venendo in mente adesso, vedete la matita di Maybelline? Top! Io voglio quella nera assolutamente. Devo assolutamente trovare quella nera. Adesso, siccome io comunque qualche residuo c'è ancora, però io non è che voglio star lì a togliere tutti questi pezzettini, vediamo se con lo struccante normale viene via. Quindi adesso vado a prendere l'olio denso di Vera Lab, perché è il mio metodo di struccaggio attuale. Faccio la doppia detersione che consiglia Cristina e voglio capire, ecco, sì, se vengono via gli altri pezzetti. Vedete? Adesso devo vedere se sta cosa è una cosa comoda, perché non è che mi faccia impazzire, però l'occasione potrebbe essere utile, perché se si toglie facilmente senza stressare troppo le ciglia e tra un mascara waterproof che non funziona bene, perché comunque questo sulle ciglia devo dire che ha funzionato benino, non mi è dispiaciuto l'effetto come primo utilizzo. Quindi tra un mascara waterproof che non funziona bene e uno che comunque, oppure uno che funziona bene e per struccarlo ci vogliono le bombe, e uno così potrebbe essere un buon compromesso. Senza sciacquare vado a prendere lo spumone. Intanto bagno anche il panno in microfibra, vado a emulsionare tutto. Allora, direi che è andato via benissimo. Magari, ecco, questa cosa che vi cascano, cioè vi si tolgono questi pezzettini che poi magari vanno un po' in giro per la faccia, potrebbe
può non essere super comoda, però non mi è dispiaciuta sta cosa, vi devo dire la verità. Allora, io normalmente non è che uso mascara per andare a fare chissà che cosa, cioè, se devo andare in piscina non mi trucco, se devo andare al mare, magari, spero presto, non mi trucco, anche se ho già visto il mare sono felice. Però possono capitare, ci sono persone che magari ci tengono, hanno bisogno di un mascara vuoto per X motivi. Devo dire che sinceramente mi ha sconfinferato, quindi penso che continuerò a utilizzarlo, perché se ha un buon potenziale, comunque se può migliorare con l'utilizzo, perché no? Quindi vedremo. Adesso vado a fare la mia, completare la mia routine, già che ci sono magari vi faccio vedere qualcosa. Cosa faccio? Innanzitutto metto un pochino di luce liquida nel dischetto e la passo solo in alcune zone, tipo qui, dove ho questi residui di brufolo che avevo, qualcosina nei pori dilatati, solo in alcune zone, non tutto il viso perché non mi serve. Dopodiché, ultimamente da una settimanella, forse qualcosa di più, una settimana piena sicuro, tutti i giorni, religiosamente, sto usando il Dermaroller, questo qua. E questo l'avevo preso su Amazon, questo è quello da 05. Non vi parlo di Dermaroller perché ci sono dei video che lo spiegano molto bene, se mi ricordo vi lascio quello di Simona o la Spage, e lo sto usando qui perché come ultima spiaggia prima del Botox, che io assolutamente farò appena avrò la possibilità, visto che non tanto per queste due, che questa ormai sono rassegnata, però speravo nel frattempo di attenuare queste nuove che si stanno facendo strada, quindi vediamo se magari qualcosa migliora. Devo dire che per ora sono stata brava e costante, quindi la sto usando qui e leggermente qui. E poi sto facendo una routine base, perché usando il Dermaroller uso solo l'acido ialuronico, quindi il siero idra di Vera Lab. Oddio, per la notte sto cambiando un po', per ora sto usando, sto mettendo questa qui che in realtà è una maschera da notte di Youth to the People, Super Berry Hydrate più Glow Dream Mask. Vabbè, la sto usando la sera, anche se è una maschera, come in crema notte. Mi piace l'effetto, non mi fa impazzire la consistenza perché rimane un pochino appiccicosa, però la voglio finire. Questa me l'avevano regalata da Sephora come omaggio, come campioncino, diciamo. Anche se a me sembra una taglia di vendita, comunque. E basta, quindi adesso faccio tutto e spero di avervi fatto compagnia con questo piccolo test. Ci vediamo al prossimo video. La skincare comunque, vabbè, non vi ho detto, come tonico sto usando questo, forse non ve l'ho fatto vedere, di Origins, l'ho comprato da Sephora, si chiama Mega Ma, la linea, la nuova linea è la nuova linea di Origins Mega Mushroom Relief and Resilience. Questa si chiama Soothing Treatment Lotion. Mi piace, però vi farò sapere più in là quando l'ho finito di provare. E basta, io direi che abbiamo finito. Guardando che stasera non cenerò perché ho mangiato, ho messo le foto su Instagram nelle storie. Ho ricominciato a pubblicare abbastanza regolarmente nelle storie, tra l'altro. Ho mangiato, ho preso una piada hot no, come si chiamava? Piada hot dog, c'era scritto, però non ci credevo più di tanto, 45 centimetri di wurstel, ragazzi, erano 45 centimetri di wurstel, una cosa così, ovviamente non ce l'ho fatta a finirla, cioè assolutamente no, però mi faceva molto sorridere la cosa. Tra l'altro sto posto carino, si chiama piada, la piada in moto, la piadina in moto, la piadina in moto a Cervia, se la cercate la trovate. Vi consiglio, se vi capita di passare da quelle parti, di fermarvi perché è molto carino il posto e c'è una bella scelta di piadine. E basta, ciao!